Ciao Simone. Ciao, buongiorno Mario, buongiorno, buongiorno, è piacere di conoscerci. Piacere mio, benvenuto. Parto subito chiedendoti come per tutti un pitch velocissimo, un racconto della tua attività. Ok, allora io sono Simone Mornati, sono co-founder e mi occupo dello sviluppo del progetto Volano. Che cos'è il progetto Volano? Il progetto Volano è una piattaforma digitale dedicata al mondo dell'utensileria e ferramenta. Cosa offriamo quindi alle utensilerie e ferramenta? Non so se hai presente proprio quei grossi, ce ne sono tantissimi in Italia perché servono le PMI e le microimprese, sono veramente tante in Italia. Queste realtà che sono molto presenti sul territorio e molte di esse hanno una grossa storicità proprio nel nostro tessuto sociale ed economico. Cosa offriamo loro? La possibilità di accelerare la loro identità digitale, cioè di diventare in maniera molto rapida un soggetto anche digitale, perché chiaramente ci rivolgiamo principalmente a realtà che hanno una storicità già sul loro territorio, ma diamo loro la possibilità di diventare soggetto digitale. Cosa offriamo? Cosa offre Volano a queste realtà? Innanzitutto una soluzione tecnologica, quindi diamo la possibilità attraverso il nostro sistema di poter vendere nel mercato digitale in diversi canali. Quindi chiaramente attraverso la piattaforma avere il collegamento e quindi pubblicare sul proprio sito e-commerce o anche più siti volendo che realizziamo noi, ma anche la possibilità quindi di avere degli shop all'interno dei principali marketplace, così come fare delle iniziative all'interno di Google Shopping, insomma una serie di realtà collegate, sempre però da un'unica interfaccia, quindi è una gestione semplificata che permette, come dicevo, in maniera rapida di entrare nel mondo della tecnologia. C'è un secondo pilastro della nostra iniziativa. In quanto noi non siamo una web agency, non siamo una società che è nata nel digitale, noi siamo una società che è nata nel mercato tradizionale delle ferramenta utensileria e questo ci dà appunto la possibilità di offrire ai nostri clienti anche un secondo servizio molto importante, che è quello di avere anche prodotti poi da vendere all'interno dei propri shop e del proprio e-commerce. Vuol dire che quindi attraverso un sistema di connessioni piuttosto articolato, ma poi semplice sul cliente, diamo la possibilità di agganciare in vendita una quantità di diverse migliaia di prodotti, parliamo di oltre 50.000 prodotti in pronta consegna con una disponibilità sempre in tempo reale, che quindi il soggetto utensileria che è diventato digitale può immediatamente mettere in vendita nel proprio sito e-commerce oppure nei propri shop. Da dove vengono questi prodotti? Vengono dalla condivisione degli altri soggetti aderenti alla piattaforma. Quindi in questo c'è un mix che mette insieme, come dicevo, una soluzione digitale, ma anche proprio poi il prodotto che chi si occupa chiaramente di e-commerce lo sa bene, anche solo la realizzazione delle inserzioni dei prodotti da mettere in vendita sono una di quelle spiagge dove spesso si arenano questi progetti. E invece il fatto di avere prodotti subito pronti e vendibili è assolutamente un plus. C'è poi un terzo elemento che chiude il cerchio di questa proposta, perché accanto alla tecnologia e accanto al prodotto mettiamo anche le persone. Cosa vuol dire? Noi ci misuriamo con un settore dove c'è poca competenza digitale. Quindi per molti dei nostri clienti l'ostacolo a diventare soggetto digitale era il fatto di non avere persone che fossero poi abili nel gestire questo tipo di attività. Quindi noi offriamo anche un servizio che noi abbiamo definito Angel con la ET, che è proprio una persona che di fatto remotato gestisce lo shop del punto vendita. Quindi si integra con la forza vendita tradizionale del punto vendita, ma gestisce la parte digitale, quindi dando in prima battuta un supporto iniziale o anche per chi vuole una continuità di esercizio per la riuscita dell'iniziativa. Accanto chiaramente poi a questa figura nasce poi tutto un progetto di supporto anche in termini di digital marketing, quindi poi advertising, email marketing, tutto quello che concorre alla riuscita poi di uno shop che possa essere efficace principalmente sul proprio territorio, no? Perché questa è un po' la nostra logica, dove ogni shop, dicevo, parliamo di realtà tradizionali, misura la sua efficacia nel digitale partendo proprio dal proprio territorio di competenza. Insomma, è anche un'attività, diciamo così, sociale, culturale, di improvement, di miglioria di quello che sono anche le abilità di chi si avvicina al Ma digitale. guarda, Mario, il prodotto è un prodotto tecnico. Noi vendiamo quello che siamo abituati a vedere nelle manutenzioni, nell'automotive,
in tanti ambiti dove ci misuriamo quotidianamente. Forse ormai siamo talmente abituati a vederlo che non ci accorgiamo neanche quanto è diffuso in Italia questo tipo di settore, quindi questo tipo di prodotto. Quindi veramente ha una base prodotto molto ampia e pensa che queste realtà, te lo dicevo, sono in servizio a migliaia di realtà di produzione che poi sono il tessuto del nostro settore. Hai ragione quando dici c'è diciamo, un risvolto nel nostro progetto. Sì, un risvolto c'è, perché noi creiamo in un modello dove la realtà tradizionale, che storicamente ha già un forte legame sul suo territorio con i suoi clienti, è in grado di reinterpretarsi anche nel digitale, quindi di diventare soggetto anche digitale. In questo sì c'è un aspetto di continuità, che poi tu hai chiamato sociale. Sì, perché queste realtà o saranno in grado di interpretare anche il linguaggio digitale, o saranno destinate a ridimensionarsi con impatti chiaramente rispetto anche proprio alla propria forza vendita, ai propri impiegati, insomma, tutto quello che ci è strettamente collegato. Però è chiaro che chiaramente il mercato è quello che in qualche maniera dà la direzione per cui riusciamo a portare le qualità anche del nostro made in. Questo chiaramente è un elemento anche distintivo. Altri punti di forza invece? Guarda, il punto principale della nostra iniziativa è che la qualifica e la rende interessante, agli occhi dei clienti, questo è stato almeno il nostro riscontro, è proprio la capacità di interagire in un'unione tra il fisico e il digitale. Okay? Chiaramente il digitale è un percorso nel quale stiamo andando e anche molto velocemente, però dobbiamo anche sapere che ci sono settori, il nostro ne è un esempio, che ha ancora una forte, diciamo, identità tradizionale, dove svolge il grosso del proprio fatturato. Ma il fatto di proprio riuscire a mettere insieme questi due elementi, no? Lo dicevamo prima, in questa doppia modalità, è proprio il nostro tratto distintivo, perché ci consente quindi di far interagire le realtà che già hanno una relazione con il loro territorio, anche in digitale con i propri clienti, intercettando tutto quel ricambio generazionale che viene chiaramente da nuove figure che entrano nel mondo del lavoro e sono consumatori digitali, lo sono nella loro vita, quindi lo sono chiaramente anche nel loro modo di lavorare. L'altro tratto distintivo è chiaramente che lo guardo proprio dal lato del cliente, il nostro cliente è il titolare di un'utensileria e ferramenta. Che guarda molti di loro, perché sono gente molto brava, è gente che ha la propria attività da 50-60 anni, c'è da togliersi tanto di cappello di fronte a queste persone, però magari oggi leggono un'esigenza ma non sanno dargli un nome, non sanno dargli una risposta. Ecco, la nostra soluzione è una soluzione completa che permette veramente, girando una chiave, di dire ok, io nell'arco di pochi giorni sono anche soggetto digitale. Poi è chiaro che è come aprire una nuova filiale, no? Perché vuol dire proprio aprire anche una nuova identità nel digitale. Però per chi è alla ricerca di una soluzione che sia efficace nel breve, ecco, questa mi sento di dire che è un nostro valore aggiunto, perché diamo proprio un pacchetto che mettendo insieme tecnologia, prodotto e persone, davvero risponde a un bisogno ampio. E questo è sicuramente importante. Cosa ti aspetti dalla partecipazione a NetCo Award? Guarda, sono d'accordo con tanti dei ragazzi che hanno ragazzi e delle ragazze che hanno parlato prima di me. Chiaramente per noi questa c'è, cioè, una visibilità, no? Nell'essere oggi qui con voi, che siete una realtà molto così importante in questo contesto. Poi, quindi questo è sicuramente un elemento, però a noi piace molto interagire. A noi piace molto interagire, crediamo molto nel mix di realtà diverse che poi, proprio conoscendosi l'un l'altra, possono poi sviluppare delle sinergie, delle nuove idee da sviluppare insieme. Molti dei, diciamo, anche degli sviluppi che la nostra piattaforma ha avuto sono nati proprio così, no? Incontrando anche soggetti che poi sono diventati risorse, e siamo diventati risorse l'uno per l'altro. Quindi in questo la possibilità di interagire con altre realtà così intraprendenti come quelle che abbiamo sentito oggi sicuramente è una cosa che vediamo con grande interesse. Ottimo, e allora ci vediamo lì, ci vediamo a settembre, la data finale di Award, e non dimenticarti chiaramente anche del forum, NetCon Forum, che tra poco arriverà. Grazie mille. Perfetto, ti ringrazio molto e allora ci vediamo presto. Grazie. A presto, grazie ragazzi.